One Podcast. Il Doodle di Radio Capital. Oggi, 18 aprile, ricorrono 10 anni dall'ingresso dei Public Enemy nella Rock and Roll Hall of Fame. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but the game if it ain't saying nothing. Nel 2013 il gruppo hip hop più politicizzato e radicale di sempre viene ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame alla prima votazione. Fino a quel momento era successo soltanto a band come Beatles, Rolling Stones e U2. I Public Enemy meritano questo riconoscimento perché hanno cambiato la storia della musica, con un sound rivoluzionario e testi che hanno affrontato la questione razziale e i problemi sociali senza compromessi, ha detto il direttore della Rock and Roll Hall of Fame, Jason Anney. La cerimonia si svolge a Los Angeles, il 18 aprile 2013. I Public Enemy vengono introdotti da due artisti neri che hanno messo la loro vita al servizio delle battaglie per i diritti civili, Harry Belafonte e Spike Lee. I Public Enemy sono fra i musicisti con la più alta coscienza politica della mia generazione, ha detto il regista americano. Durante la realizzazione del film Fa la cosa giusta, volevo un pezzo per la colonna sonora che suonasse come un inno di rivolta. Chiesi a loro. Il primo demo lo rimandai indietro. Poi mi portarono un capolavoro, Fight the Power. Fight the Power! La storia dei Public Enemy inizia alla metà degli anni Ottanta, in un periodo in cui la situazione della comunità nera degli Stati Uniti è particolarmente difficile. Ronald Reagan sta smantellando gran parte dei programmi sociali, nei ghetti urbani la povertà aumenta e anche la diffusione della droga. Con tre album memorabili, fra l'87 e il 90, i Public Enemy rivoluzionano la scena hip hop e conquistano la leadership del movimento per l'emancipazione dei neri. Si può nascondere la rabbia in una nota, usare le parole come proiettili, ha detto Chuck D, il leader dei Public Enemy. Utilizziamo la musica per informare la gente e mettere in contatto le persone. Siamo la CNN nera. Yo, check this out, man. Era il Doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.